Buonasera a tutti, benvenuti a Pentidattilo, nell'antico borgo, nel Tempio del Signore dedicato ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, che come Padre Francesco Russo nella sua storia dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria disse che era di veneranda età, una chiesa antichissima, questa che ospita stasera il terzo concerto di Natale, una chiesa dove ha iniziato il suo cammino di sacerdote e di santità San Gaetano Patanoso, una chiesa dove esiste la sepolcrale e antica lapide marmoria dove sono sepolti i marchesi Alberti di Pentidattilo, una chiesa antica sotto tutti i punti di vista delle tradizioni e di nascita. Questa sera, come appunto dicevo, il coro polifonico di Pentidattilo, denominato Santi Pietro e Paolo, organizza e vi farà ammirare il terzo concerto natalizio. Nessun altro, perché le cose ce le facciamo da noi, e perché è inutile chiedere soldi a destra e a sinistra, perché dicono che non ci sono, ma per queste cose belle potrebbe esserci qualche minimo contributo, invece di sperperare denaro a destra e a sinistra per cose che magari neanche si fanno o non rimangono per niente nella memoria delle persone. Non mi dilungo, è composto da circa 25 elementi, capaci di eseguire brani in polifonia, grazie all'assiduo impegno e alla costante preparazione, pur non avendo solide basi musicali e pur non possedendo la conoscenza della notazione. Anno nascette l'inno e un pastorale di Natale, composto nel 1743 dal vescovo napoletano Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che nell'anno seguente lo rielaborò trasformandolo nella celeberrima Tu scendi dalle stelle. La parola di Dio ci dà come una regola per l'armonia. Il profeta Isaia ci racconta di forze che si abbassano e che rinunciano a scatenarsi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Sostanza è un brano dedicato all'amicizia fra tutti gli esseri viventi del mondo, che appunto viene trasformato in questo brano musicale che sarà l'esordio del nostro coro per il terzo concerto natalizio. È un canto di tradizione popolare calabrese,
Pochi ciechi ci fanno immaginare la notte in cui nacque Gesù. Nella notte fredda il bambinello veniva riscaldato e protetto dal calore dell'abbraccio di sua madre Maria e di Giuseppe. E al canto della prima Anna della Vergine si uniscono in coro gli angeli e i santi. È un testo di tradizione popolare calabrese ed è stato arrangiato appositamente per il terzo concerto di Natale a Pentidattilo. Eseguito dal coro polifonico Santi Pietro e Paolo di Pentidattilo. Quindi ora mi va di ringraziare nuovamente tutte le persone che sono state presenti a questo evento, augurando a nome della parrocchia un buon Natale e un felice anno nuovo, un felice anno a venire, che per tutti voi sia pieno di pace, salute e serenità. Ringrazio il nostro sacerdote Don Gaston Niamb, nostra guida spirituale, ringrazio il sacerdote di Fossato Ionico e la sua comunità che sono qui presenti, ringrazio i ragazzi del coro dell'Immacolata che ho intravisto in mezzo al pubblico, ringrazio Enzo Vinci per essere sempre presente con noi, ringrazio anche gli operatori di Intacalabria .it, ci hanno fatto questa felice sorpresa di essere qua con noi, e ora